con le ossa una vita allena, una corda canapata, verde, viva, perdevi nella fossa, ecco la vita del pirata. La Voce dei Liberi è un progetto che abbiamo presentato noi Associazione Duetti e Mezzo in collaborazione con Cerradio e la libreria Linea di Confine Baggio, dove ci troviamo alla scuola Zima Garibaldi di Baggio. Non vorrei dire che c'è una fata in questa stanza. Certo, è venuta con me? Non senti nulla? Sento, è l'unico suono che sento, un lieve tintinnare di campanello. È un progetto che ha previsto una parte di lavoro teatrale, una parte di lavoro radiofonica. Produrremo proprio un audiolibro che poi diventerà un patrimonio, insomma, che andrà ai bambini insieme ai libri veri, invece cartacei, che i bambini vengono in libreria oggi a prendere dopo aver assistito a una lettura musicata. Io di ogni altra cosa voglio Peter Pan. Linea di Confine è una libreria che fa parte della LIM, Libreria Indipendente Milano. È una libreria proprio all'estremo ovest di Milano, dove, diciamo, si vendono i libri, ma anche un punto un po' di ritrovo, di iniziative. Gettate in mare la ragazza! Nessuno ti può salvare ormai, signorina! Ah, qualcuno sì? Chi va là? È Peter Pan. A settembre ci sarà la terza edizione di Hai visto un re, che è proprio un'iniziativa nata dalle librerie indipendenti, dedicato a un festival praticamente per i bambini. Oh, ecco la vita del pirata, chissà, oh, chissà, oh, ecco la vita del pirata, la bandiera con le ossa, la vita bella, la palla canapata, e un nella fossa, ecco la vita del pirata, chissà, oh, chissà, oh, ecco la vita del pirata, chissà, oh, chissà, oh, ecco la vita del pirata, via, attracca, chissà, oh, mira di tornare per terra, e se uno sparo ci dividerà, certo ci torneremo sotto terra.